credono che dovremo usare tutta la tecnologia disponibile per far funzionare al meglio il corpo e la mente. Sono i biohacker e si riuniscono a Helsinki. Non vogliono trasformarsi in cyborg, ma amano la tecnologia indossabile. Ramsey sta testando una macchina che mantiene il corpo in condizioni di alta quota. L'obiettivo è ottimizzare le prestazioni umane. Mi sento straordinariamente, come uno stoico. Mi sveglio ogni mattina sentendomi come Hulk. Il movimento sta cercando di rendersi più accessibile. Dalla nutrizione alla sauna, dalla meditazione all'iniezione di cellule staminali, tutti questi sono esempi di biohacking, vale a dire cambiare il proprio stato fisiologico per raggiungere un determinato obiettivo. Per chi ha problemi di sonno, ad esempio, i biohacker consigliano la vibrazione. Agisce sul sistema nervoso simpatico e sulla reazione di attacco, calmandole. Così, fondamentalmente, quando ci si calma, anche il sonno viene naturale. Non bisogna prendere pillole o altro. Uno dei prodotti più insoliti al vertice dei biohacker è il V-Lie Neuron e ora prova ad azionarlo con Gennady. Gennady, cos'è questo? È un dispositivo di fotobiomodulazione. Questo è un apparecchio che entra nella tua narice in questo modo e poi c'è il casco da indossare. I raggi di luce indirizzati verso Jack hanno lo scopo di aumentare l'ossigenazione nel sangue per migliorare le prestazioni e aumentare la felicità. Ma con un prezzo di oltre 1.500 euro, questi dispositivi non sono regalati. Alcuni biohackers usano gli esami del sangue per controllare le loro funzioni epatiche, ma uno degli aspetti più controversi del biohacking è il test del DNA. La comunità medica è cauta, ci sono preoccupazioni circa i dati raccolti dalle aziende. Stiamo osservando un paio di ciuffi, qualche gene, 100, nulla. Quindi non possiamo usare queste informazioni se non per darti le informazioni che ti riguardano come consumatore. Non è tutto così tecnico. Entrare in una sauna e poi fare un bagno a 4 gradi è sufficiente per alcuni biohacker, ma con il mondo tecnologico in continua evoluzione in cui viviamo, questi ragazzi pensano di essere il futuro.